salvati in 590. Sono arrivati questa mattina a Palermo i migranti tratti in salvo da Medici Senza Frontiere. Ad Augusta attese 750 persone per domani. Solo nel 2015 l'organizzazione umanitaria ha salvato oltre 20.000 profughi. Tavolo in prefettura, 5.000 minori stranieri non accompagnati, cioè la metà del totale in arrivo sulle nostre coste, restano in strutture d'assistenza siciliane. Tema caldo quello affrontato a Palermo alla presenza del prefetto Morcone, responsabile nazionale per l'immigrazione. Giustizia lumaca, il reato di violenza sessuale per cui era stato condannato cadrà in prescrizione. Tempi burocratici troppo lunghi e un uomo di Bagheria non sconterà alcuna pena per aver abusato nel 2004 della nipote affetta da ritardo psichico. Stazione occupata, hanno invaso i binari di Termini Imerese in segno di protesta. 200 ex operai Fiat si scagliano contro il decreto del Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione. Senza paracadute da marzo rischiano ora il rinnovo dell'ammortizzatore sociale. Fine di un sogno, al Trapani non riesce l'impresa di ribaltare il risultato della finale di andata col Pescara, fermatosi sull'1-1 nel ritorno del provinciale. In Serie A vanno gli abruzzesi, lacrime di Cosmi dopo il triplice fischio. Il sogno granata finisce qui. Salve a tutti e ben trovati, quelli che avete visto erano i titoli d'apertura, adesso andiamo subito ad aprire con quale notizia, Giorgio? Abbiamo sentito nei titoli, sono arrivati in 590 questa mattina al porto di Palermo, a bordo della nave Bourbon Argos di Medici Senza Frontiere, mentre ad Augusta si attende per domani l'arrivo di altre 750 persone. Solo nel 2015 sono circa 20.200 le persone tratte in salvo dall'organizzazione umanitaria. Sentiamo Giorgia Tabita. Portano addosso i segni delle violenze subite in Libia e del viaggio in mare che hanno affrontato. Sono 590 i migranti provenienti da Camerun, Togo, Senegal e Costa d'Avorio, arrivati alle 8 di questa mattina al molo 420 del porto di Palermo, a bordo della nave Bourbon Argos di Medici Senza Frontiere. 362 di loro sono stati soccorsi su tre gommoni in difficoltà mercoledì mattina dal natante dell'organizzazione umanitaria partito da Zarzis in Tunisia. Altre 228 persone sono state poi trasferite a bordo una volta soccorse dalla Dignity Primo. Tra quest'ultimi, 7 bambini e 62 donne, di cui una con una patologia ipertensiva grave arrivata sul natante in condizioni critiche, ma che grazie all'aiuto del team medico sembra stia meglio. Sempre oggi accolti in 514 a Messina, mentre per domani sono attese 750 persone al porto commerciale di Augusta. Prevista nelle prossime ore una nuova ondata di viaggi della speranza, con oltre 2.500 persone nel canale di Sicilia. Solo per il 2015 Medici Senza Frontiere ha contribuito con 120 interventi di soccorso e oltre 80 sbarchi in Italia a trarre in salvo circa 20.200 persone. Restiamo in tema immigrazione. Il sistema non è mai andato al collasso, come sostiene la stampa. Sono i porti siciliani a non sopportare gli sbarchi. Il prefetto Morcone è arrivato a Palermo per discutere del problema dell'assistenza ai migranti in Sicilia. Sentiamo. Prefetti, questori e rappresentanti delle forze dell'ordine da tutta la Sicilia per affrontare l'emergenza migranti che mette in crisi il sistema di assistenza. Stime altissime di minori stranieri non accompagnati arrivati sull'isola. 5.000, cioè la metà dei totali, sono assistiti in Sicilia e 700 a Palermo. Un grosso problema per la macchina degli aiuti comunali che non è più in grado di reggerne il peso. Riunione a Palermo del Consiglio regionale per l'immigrazione che si è svolto in prefettura. Presente il prefetto Morcone, responsabile nazionale per l'immigrazione e il primo cittadino Leo Luca Orlando. È un tema importante, è un tema sul quale effettivamente il Paese deve dare una mano alla Sicilia, perché i minori sono un numero troppo elevato e la Sicilia non può reggere questo sforzo, non è giusto già reggere lo sforzo degli sbarchi. Il Paese già aiuta la Sicilia distribuendo equamente in tutte le regioni italiane i migranti che sbarcano. Questo non avviene per i minori perché c'è una competenza regionale che va superata. Fino a mo' non è collassato niente, è chiaro che c'è un limite a tutto, noi siamo evidentemente
ovviamente anche noi insomma preoccupati, però una cosa è essere preoccupati, ma un paese come l'Italia, fondatore dell'Europa, di 60 milioni di abitanti, saprà fare la sua parte e dare lezioni a tanti altri. C'è stanchezza su tutti i porti siciliani. Nella città di Palermo basti pensare che siamo passati dall'amministrazione comunale che ha avuto la responsabilità di tutori l'anno scorso di 199 minori accompagnati, siamo in un anno passati a 700 che sostanzialmente hanno come padre e come madre l'amministrazione comunale. Facciamo una brevissima pausa, a rientro Gaia. A rientro una nuova protesta degli ex lavoratori Fiat di Termini Imerese. E allora una brevissima pausa, ma ci vediamo tra poco. gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Cerchi una comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo. Siamo a Villa Castelnuovo a Palermo, con ingresso da via San Lorenzo numero 1 e da via Del Fante. Stiamo organizzando una mostra mercato dell'artigianato artistico siciliano, rivolto principalmente alla bigiotteria, alle ceramiche, ai ricami, i ricami che vengono proprio da Ragusa. È importante che venite a trovarci, in quanto un gruppo di artigiani, di creatori, di hobbisti si sono messi assieme in questa location dove faremo vedere il meglio dell'artigianato artistico tradizionale e sicuramente troverete il regalo adatto alla vostra esigenza. Veniteci a trovare. Bentornati in studio. Come vi abbiamo anticipato, si scagliano contro il decreto del Ministero del Lavoro occupando i binari della stazione di Termini Imerese. Ex operai Fiat in rivolta, senza paracadute da marzo, rischiano il rinnovo della cassa integrazione. Vediamo. Occupano i binari della stazione di Termini Imerese in provincia di Palermo, nuovamente in segno di protesta. A manifestare circa 200 operai Bluetech senza paracadute da marzo che si scagliano contro il decreto del Ministero del Lavoro che rinnova la cassa integrazione per 2 mesi a circa 650 tute blu dell'ex Fiat. L'ordinanza, ha spiegato il segretario regionale della FIOM Roberto Mastro Simone, prevede che ad anticipare la cassa integrazione sia Bluetech e non l'INPS, ma l'azienda che ha riaperto lo stabilimento 2 mesi fa non può pagare. Non è mai stato fatto un decreto del genere. L'azienda del gruppo Metec Stola, infatti, pur avendo un finanziamento da 71 milioni di euro, non può utilizzarne le risorse, poiché vincolate all'implementazione del progetto sulla costruzione di componenti per auto. È paradossale, continua Mastro Simone, quando lo stabilimento era chiuso, l'ammortizzatore sociale si rinnovava con estrema facilità. Oggi invece ci sono problemi. Quella del governo nazionale, conclude Enzo Comella, segretario della UILM Palermo, è una scelta scellerata che ostacola il processo di reindustrializzazione di Termini Imerese e lo sviluppo del Sud. Torniamo alla cronaca, parliamo di giudiziaria. Per colpa dei tempi della giustizia, il reato di violenza sessuale nei confronti della nipote cadrà in prescrizione ad agosto. L'uomo era stato condannato a 6 anni, ma il processo rischia adesso di essere vanicato. Ascoltiamo. Una violenza andata avanti per anni nei confronti della nipote con ritardo mentale. Adesso, per via del lungo iter giudiziario, il reato cadrà in prescrizione ed il processo sarà vanificato. I fatti risalgono al 2004, quando la giovane residente a Bagheria aveva 21 anni. Lo zio, allora trentenne, le aveva mosso delle avance con insulti e minacce. Ieri l'uomo è stato condannato a 6 anni di reclusione dalla terza sezione del tribunale.
I giudici hanno anche riconosciuto un risarcimento da 130.000 euro per la vittima. Se la sentenza diventasse definitiva, lo zio non sconterebbe mai la pena perché il reato cadrà in prescrizione ad agosto, in quanto i fatti risalgono ad oltre 10 anni fa. In primo grado l'uomo aveva chiesto di essere processato con l'abbreviato condizionato ad una perizia che verificasse l'attendibilità della presunta vittima, ma il tribunale aveva respinto l'istanza, concedendo invece l'abbreviato secco. La prima condanna è arrivata nel 2013, 6 anni di reclusione ridotti a 4 in appello. Sentenza ritenuta illegittima per non aver concesso il condizionato e la scelta da parte dei giudici della Suprema Corte di ripartire dal primo grado di giudizio per il processo. Il difensore dell'imputato ha preannunciato intanto il ricorso in appello. Le diverse perizie hanno sancito l'attendibilità dei racconti della ragazza. La vicenda era venuta a galla dietro segnalazioni di alcuni testimoni che avevano visto scappare la giovane da casa e avevano avvertito la polizia. La casa sarebbe stata quella della nonna della ragazza, alla quale era stata affidata a causa dei disturbi psichici di cui era affetta anche la madre. E sono scattati i licenziamenti per 15 lavoratori del comune di Acireale nel Catanese, assentatisi dal posto di lavoro con il benestare di alcuni colleghi compiacenti che per loro beggiavano l'ingresso negli uffici. Sentiamo. Risultavano al lavoro nonostante fossero assenti, grazie alla complicità tra colleghi che strisciavano per loro il badge personale, i 19 dipendenti del comune di Acireale accusati di assenteismo. Per 15 di loro sono stati firmati i licenziamenti e la procura di Catania ha depositato l'avviso di conclusione indagine per truffa e falso. A renderlo noto il sindaco Roberto Barbagallo, che ha sottolineato che il procedimento per gli altri 4 indagati è sospeso visto che la loro posizione sotto il profilo penale e disciplinare non è ancora perfettamente chiara. L'iter amministrativo per la sospensione dal servizio dei 15 dipendenti raggiunti da un provvedimento cautelare dal GIP Giovanni Cariolo era stato avviato il 12 febbraio scorso. 3 di loro erano stati posti agli arresti domiciliari e 12 all'obbligo di firma. Per gli altri 4 indagati, il giudice per le indagini preliminari aveva invece rigettato la richiesta di un provvedimento cautelare. Le indagini erano scaturite da una segnalazione anonima. Gli investigatori avevano piazzato una telecamera davanti il lettore marcatempo dei badge per la presenza al lavoro. Oggi è un giorno delicato e triste per chi perde il posto di lavoro. Noi abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, ha affermato il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. C'è amarezza, ha aggiunto il sindaco, perché oggi vengono licenziati 15 dipendenti e quindi vengono a mancare gli stipendi a 15 famiglie. E amarezza perché quei dipendenti dovevano trovarsi sul posto di lavoro e non avrebbero dovuto infrangere il rapporto di fiducia con il comune di Acireale, loro datore di lavoro, soprattutto in un momento storico in cui sono tante le persone giovani disoccupati. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento. È stato presentato a Palermo questa mattina il romanzo Dove tutto finisce di Edoardo Marzocchi, tenente colonnello della Guardia di Finanza. Ascoltiamo proprio nell'intervista realizzata nei nostri studi l'autore della pubblicazione. Dove tutto finisce è un romanzo che affronta la tematica dell'immigrazione, in questo caso immigrazione cinese, e nella città che è considerata la città più cinese d'Italia, Prato, un po' emblema di questo tipo di flussi migratori. Il punto è che questa immigrazione viene focalizzata nel romanzo nel pieno della crisi economica, una crisi del distretto tessile industriale che ha colpito tanti distretti d'Italia e che travolge tutti, travolge cinesi e italiani, e travolge sfruttatori e clandestini, e dietro questa crisi si nascondono sacchi di contanti, sfruttamento e quanto possa compromettere le vite di chi questa crisi la vive. Un romanzo secondo me di forte attualità, come ha attestato anche, devo dire, con un pizzico d'orgoglio il premio Strega Sandro Veronesi che ha fatto la premessa. Un romanzo destinato a lettori non interessati al giallo, perché per quanto nel libro ci sia un capitano della Guardia di Finanza, che è il protagonista che indaga su questa realtà misteriosa fatta di illegalità, di traffici illeciti, è un romanzo che va oltre, che affronta tematiche attuali, quindi anche per chi ha interesse e curiosità di scoprire un po' certi aspetti, si sono visti molto in televisione, in molti servizi, però con la libertà del romanzo poterli approfondire e vivere con più spero. Più interesse e più passione. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa, ma rientro Alessio e apriremo la pagina dello sport.
Sì, Gaia, parleremo in particolare del Trapani, chiaramente per il sogno infranto degli uomini di Serse Cosmi di salire in Serie A. Non sono riusciti a ribaltare il risultato dell'andata contro il Pescara, ma parleremo anche di mercato del Palermo. A tra poco. Restate con noi. Why don't you stop now? Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, produttori, registi cinematografici, personaggi del mondo televisivo, radiofonico, sportivo, saranno premiati con il Paladino d'Oro. Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival. Never been so real. Tennis Club Vallejata. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, incontra Ada Timpanella. Al centro batterie e marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie e marmitte Chiavetta, rivendita con ricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie e marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Bene, rieccoci, parliamo di calcio. Non è riuscita l'impresa al Trapani di Serse Cosmi, fermatosi ad un passo dal sogno Serie A. Il ritorno della finale playoff al provinciale termina 1-1, risultato che manda in paradiso il Pescara, lacrime di Cospi al triplice fischio. Ce ne parla Lorenzo Anfuso. Il sogno è finito e quella che poteva essere una delle più belle favole recenti del calcio siciliano passerà invece alla storia solamente come un bel racconto senza lieto fine. Suona la sveglia per il Trapani di Serse Cosmi che nella finale di ritorno dei playoff di Serie B non riesce ad andare oltre l'1-1 che in Serie A ha finito per mandare il Pescara di Oddo. Eppure il vantaggio a freddo dei Granata con Citro aveva subito riconsegnato speranze e sensazioni positive ad un provinciale pieno come non mai. La grande pressione nella prima mezz'ora della squadra di Cosmi ha però finito per togliere troppe energie ai siciliani, che già nel finale di primo tempo avevano rischiato più volte di subire il pareggio sventato dal portiere Nicolas. Il doppio episodio è decisivo nella ripresa, prima con la palla regalata proprio dal duo Nicolas Petkovic, con il secondo che cede a Verre e il primo che non rientra in tempo sul tiro da 40 metri dell'ex palermitano. È il gol promozione per gli abruzzesi, che hanno poi concluso la gara in superiorità numerica per l'espulsione di Scognamiglio. Drammatico il finale, con le lacrime nervose di Serse Cosmi, condottiero e coartefice del quasi miracolo Trapani, consolato teneramente dall'ex allievo a Lecce, Massimo Oddo, da ieri sera, è entrato a far parte della storia del Pescara per la promozione in Serie A. Per il Trapani ci sarà il tempo di ricostruire e riprovarci, adesso c'è solo quella nostalgia tipica di un brusco risveglio dopo una bellissima e intensa notte di sogni. E in Serie A torna di moda una vecchia idea per il mercato in entrata del Palermo. I rosanero cercano un regista di centrocampo ed il profilo ideale potrebbe rispondere al nome di Mirko Valdifiori, messo nella lista dei partenti del Napoli. Sentiamo. Nell'intervista rilasciata 3 giorni fa in sede a Lorenzo Barbera, il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, ha affermato che i rosaneri acquisteranno 2 centrocampisti. Visto l'addio di Enzo Maresca, servirà un playmaker esperto che possa prendere le chiavi del centrocampo. Il nome che tanto piace al Palermo resta quello di Mirko Valdifiori. Nonostante le smentite di Zamperini, il centrocampista del Napoli resta nel radar rosanero, anche se la strada sembra in salita, vista l'ardua concorrenza Sampdoria e Udinese. L'altro nome caldo
invece è quello di Luca Cigarini dell'Atalanta, nome accostato al Palermo a più riprese, seguito anche da Genoa e Fiorentina. Le altre piste sono in divenire, che sì, dell'Atalanta, in attesa che vengano sciolti alcuni nodi come quello di Brugman e Ilgemark. Il primo è in prestito, con diritto di riscatto dal Pescara neopromosso, il secondo è sempre nel mirino di alcuni club inglesi. Dall'Argentina intanto sono arrivate ieri le parole del miudo Franco Vázquez sul suo futuro. È consapevole dell'interesse del Tottenham, ma la sua volontà è quella di restare in Italia, in un campionato che già conosce come la Serie A. Su questo tasto potrebbe far leva la Roma, che ha incontrato il direttore sportivo Foschio. Giallorossi potrebbero inserire contropartite tecniche gradite al Palermo, come ad esempio Federico Ricci. E parliamo adesso di cessione societaria del Palermo, la possibilità di vedere una squadra rosanero americana si allontana. Ad ammetterlo è John Viola, il magnate italoamericano con origini siciliane, più volte accostato in queste settimane all'acquisto della società rosanero. In questo momento, ha ammesso Viola, non abbiamo tempo da dedicare al Palermo, sarebbe scorretto dire il contrario, si legge sulle colonne del giornale di Sicilia. Sono convinto, ha dichiarato il presidente della fondazione italoamericana NIAF, che qualcuno stia usando il nostro nome per fare i propri interessi. Non riesco ad immaginare perché qualcuno si prenda la libertà di mentire sulle intenzioni della mia famiglia. Io lo trovo davvero molto, molto fastidioso. Non ho in programma nessun incontro con il presidente Maurizio Zamparini, né conosco Tacopina, che so stia cercando investitori per il Palermo. E dunque si allontana la possibilità di una famiglia americana alla guida della società del Palermo, almeno non quella dei Viola. E questa era l'ultima notizia. Siamo in chiusura, vi ricordiamo prima però che questa edizione è disponibile integralmente sul nostro portale online ctsnotizie.it. Sì, grazie Giorgia, un saluto anche Gaia, scusa, un saluto anche a voi che ci avete seguito da casa. Vi lasciamo adesso a tutte le notizie dall'Italia e dal mondo e il meteo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Silvio Berlusconi sarà operato al cuore entro la prossima settimana al San Raffaele di Milano. Ieri il suo medico personale Zangrillo ha chiarito la diagnosi insufficienza aortica grave, aggiungendo che ha rischiato la vita. L'intervento durerà 4 ore. Segnali positivi per la produzione industriale. Secondo i dati Istat, ad aprile torna a crescere dello 0,5% rispetto a marzo, mentre su base annua l'incremento è dell'1,8%. I progressi maggiori tra i comparti dei prodotti petroliferi raffinati e di quelli chimici. Buoni risultati anche per l'industria alimentare. Falsi incidenti stradali, scoperta un'associazione a delinquere per organizzare truffe ai danni delle compagnie assicurative. L'indagine della Polizia di Reggio Calabria e di Civitanova, coordinata dalla Procura di Palmi, è sfociata nell'arresto di medici e professionisti, coinvolto anche un ex ufficiale della Guardia di Finanza, denunciate oltre 200 persone. Si completano oggi i funerali di Mohamed Ali nella sua Louisville. Ieri la cerimonia musulmana per il 74enne campione della boxe, ma aperta ad una folla di ogni confessione. L'orazione funebre è affidata a due dei suoi tanti amici, l'ex presidente Clinton e l'attore Billy Crystal. La Francia sfida le paure alzando il sipario sugli europei di calcio. In 80.000 si sono radunati ieri sera per il concerto sotto la Torre Eiffel. Stasera in campo Francia-Romania. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di venerdì avremo la rimonta dell'anticiclone sull'Europa occidentale, che favorirà tempo più stabile e soleggiato sui settori atlantici dell'Europa. Ancora un po' instabile invece sull'Europa settentrionale e su quella orientale. Per quanto riguarda l'Italia, avremo qui una giornata in prevalenza soleggiata al nord, sulla Sardegna e in Toscana, mentre ancora un po' di instabilità interesserà il resto d'Italia, ma con tendenza a miglioramento. Temperature infatti in rialzo al nord-ovest con valori fino a 26-28 gradi in pianura. Ma andiamo ora a vedere il dettaglio delle previsioni a partire dal nord, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata, salvo ancora un po' di nuvolosità al mattino tra Romagna e Basso Veneto con qualche residuo fenomeno. Per quanto riguarda il centro, anche qui avremo una giornata buona sulla Toscana e in prevalenza sulle coste tirreniche. Maggiore instabilità altrove, ma con tendenza a miglioramento entro sera. E infine al sud avremo anche qui un po' di instabilità con qualche acquazzone temporale sparso, soprattutto sull'Appennino e sulla Sicilia orientale. Andrà meglio altrove, ma soprattutto in Sardegna, con prevalenza di sole per tutta la giornata. Per adesso è tutto, maggiori dettagli sul sito trebimeteo.com.